Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. No, non sto così per fa figa e il short tatuaggio, no, che mi prude da morire, perché per chi mi segue tutti i giorni, insomma, tutti i giorni quasi, saprà che l'ho fatto da poco, quindi mi prude e quindi ci ho messo la crema, però non posso lasciarlo coperto e quindi lo lascio così scoperto. Allora, oggi sono qui perché Chiaretta Bella qui presente ha un dilemma nella vita, è il dilemma della vita. Ve lo sto per raccontare perché diciamo che fa parte un po' della serie Figure di Merda o fa parte della serie I miei... fa parte dei miei disagi che voglio condividere con voi, ma magari ci cascasse qualcuno che ce l'ha uguale a me questo disagio e che magari mi dà un po' di supporto, mettiamola così, non lo so. Allora, io mi sono appuntata perché sono proprio fuori di testa. Prude. Io mi sono appuntata questo mio disagio perché per favore scrivetemi qua sotto nei commenti se anche voi soffrite di questo fottutissimo disagio, perché almeno non mi sento sola e almeno stiamo in un po' a soffrire di questo disagio. Grazie, troppo gentile. La cosa è questa, molto prima di avere mia figlia, come sapete andavo a scuola, io ho finito la scuola perché molti me lo chiedono, sì, ho finito gli studi, non ho fatto l'università per scelta, oggi mi prude tutto, però andavo a scuola prima di avere mia figlia ovviamente, perché dico questo? Perché ce l'ho avuta a 16 anni, quindi dici stai proprio nel bel mezzo del liceo a 16 anni, ecco l'ho finito, però l'ho finito privatamente, però comunque... Insomma, io andavo a scuola e una cosa che mi è successa molto spesso è stata cambiare scuola. Questo perché ho sofferto di bullismo, come molti di voi sanno, e il problema era che ogni volta che cambiavo o classe o scuola io dovevo ricominciare da capo a ricordarmi i nomi. E adesso entriamo proprio nel clou del video. Ragazzi, è un mio disagio del porca la miseria perché sono nata così, non mi ricordo i nomi. Ma non è che dici... Allora, ci sta il classico esempio, no? Di nonna Chiara. Nonna Chiara non si ricorda i nomi, allora io come faccio? Gioventù bruciata! Allora, io faccio... se devo chiamare mio nipote, tipo, dico... Ehi, Asdrubale, Giovanni, Pacciaccio, ehi tu, rispondimi. Nonna, ma mi chiamo Giuseppe. Fa niente, gioventù bruciata, manco ti ricordi il nome tuo. Veramente sei tu che non ti ricordi il mio. Ecco, il mio problema è che sono identica a nonna Chiara. Io anche non mi ricordo i nomi, ma non mi ricordo i nomi di nessuno, ma di niente. Cioè, calcolate che prima di chiamare mia figlia, gli dico Perla, Ira, ah no, Lara. Cioè, la chiamo come i cani ed è tipo, what the fuck, che cosa c'è che non va nella mia vita in me? Succedono un po' di quelle situazioni tipo, ehi ciao, piacere, Chiara. Ehi ciao, piacere, Maria Elisa. Il problema è che dopo che avviene questo, dopo, almeno a me, dopo un secondo, io già mi sono dimenticata che cacchio mi ha detto. Quindi inizi tipo a sperare che qualcuno la chiami per nome, Dio santo. Ma probabilmente, perché questo non è soltanto che succede a me, qualche cosa già l'ho intuita, secondo me succede anche agli altri, confermatemelo nei commenti. Ma secondo me nessuno si chiama per nome proprio perché non ti ricordi il nome. Quindi partono tipo quelle cose che ti prego, il suo nome, ti prego, la stai per chiamare, qualcuno la chiami perché non mi ricordo più il suo nome. A me è capitato molte volte, mi lasci il tuo numero, ehi ci scambiamo il numero, tipo il giorno del primo giorno di scuola. Sì, certo, come no, allora dettami il numero, mi detta il numero, che nome metto? Sai, non mi ricordo il nome tuo. Non è che me lo ridaresti, cioè non è che mi ridiresti come ti chiami, come te nomini, come t'appelli. Brutti momenti per tutti noi signori, molto 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 brutti e divento paonazza proprio perché dici ma cazzo non ti interessa niente di me. No, non è questo, è che non ho memoria. Mi ricordo anche di una volta che sono stata con quattro mie compagne di classe che secondo me nessuna di noi si ricordava il nome dell'altra. E fu nei primi quattro giorni poi di scuola, quindi poi dici ma non è che ti chiami così subito. Era tipo tutto un susseguirsi di ehi, te so, neanche me passi la penna. Oppure
Bella mia. Ti inizi a inventare questi soprannomi che più o meno dopo un anno d'amicizia si dovrebbe fare. Ma noi no, tipo, ehi cara, ehi gioia, ehi luce della mia vita, splendore della casa, ehi tu come stai? Cioè iniziavano queste cose, che poi il bello, se era tipo girata e tu stavi dietro, né che gli, ehi tesò, wayo, oh, cioè in qualche modo non si girava quella che dice, ma il nome mio, no? Però il nome tuo non mo' ricordo, quindi ehi gioia, ehi stellina, insomma partivano queste cose che erano, mai una gioia, veramente qui ci vuole proprio mai una gioia. E mi ricordo che però ogni tanto lo facevano anche a me e quindi partivo io tipo a dire, non lo so, tipo stavo camminando, qualcuno, ehi gioia, ehi bella, ehi tu, ehi Genoveffa, e io tipo starà chiamando me, sarà un'altra povera disgraziata come me che non si ricorda i nomi, mi giravo e infatti mi chiamava a me e io, ehi Chiara, ah oh grazie, ma magari qualcuno lo facesse con me, perché se io vedo che tu non ti ricordi come mi chiamo, gli dico, ehi Chiara, non c'è problema, nel senso c'ho lo stesso problema tuo, figurati se vado a lamentarmi che non ti ricordi come mi chiamo, ci mancherebbe pure. Invece c'è un'altra categoria di questo genere che mi fa una rabbia, ma una rabbia. Allora, ci siamo presentate, passano tipo 4-5 giorni con, almeno da parte mia, tutti i nomignoli, e poi mi accorgo che mi fa, ehi Chia, bella quella maglia, e io tipo, ma come cazzo hai fatto? Hai fatto un patto col diavolo, zii? Come fai a ricordarti come mi chiamo? E magari poi parte pure la battuta, ehi, sei proprio un paradiso. What the fuck, ti ricordi anche il cognome? Cioè, che poi sarebbe paradisi, no? Paradiso, che molti si sbagliano comunque. Paradisi, siamo in tanti, non uno. Vabbè, comunque, madonna mia, avere tipo i nervi, ecco, pure al cane parto i nervi. È assurdo, come fai a ricordarti come mi chiamo? Come, come? Dillo come fai a mamma. Tesori, da adesso sentirete un macello in questa casa perché ci sono un sacco di persone e ci sono anche cani. Esatto, grazie. Niente, comunque vi volevo semplicemente dire che insomma a me partono gli scleri quando sento queste cose e però è molto divertente. Poi comunque c'è un metodo in realtà per ricordarsi il nome della persona che ti ha appena presentato. Il trucchetto sarebbe quello di dire tipo, ehi ciao piacere Chiara, quello ti risponde, ehi ciao piacere Domenico per dirti, e tu ripeti, ah ciao Domenico. Ecco, ripetendo il suo nome ad alta voce tecnicamente dovresti ricordartelo. Questo è un metodo che mi insegnarono tanto tanto tempo fa, ma non ci ho mai provato sinceramente, perché ogni volta mi scordo pure il metodo. Andiamo bene, andiamo bene. Io sono capace di dimenticarmi pure dove vivo, e non scherzo, ma questa è un'altra storia, poi ve la racconterò. E quindi niente tesori, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Spero che in tantissime non mi facciate sentire l'unica disagiata nel mondo, e che quindi mi scrivete qua sotto nei commenti, e pure voi, quante volte vi è successo, se vi è successo, o seppure siete dalla parte delle tipe che hanno fatto il patto col diavolo e che invece vi ricordate fottutamente tutti i nomi. Come fate? Poi me lo scrivete, se avete un metodo scrivetemelo per favore. E invece tutte le altre della manina gioia, soffrite insieme a me e ditemelo qua sotto nei commenti. Comunque, se ancora non le fate, iscrivetevi al canale, lascia un bel mi piace se questo video ti è piaciuto, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Muah!